Bertri ragazzi, e benvenuti in questo nuovo fantastico video dei due nerdini sul tubo. Io sono Lau. E io sono Ryuk. E finalmente siamo tornati qui con un nuovo video spacchettamento di One Piece OP03 Pillars of Strength. Pillars of Strength. E niente ragazzi, finalmente spacchettiamo. Oggi è l'ufficiale giorno di release, o meglio domani, ma quello, voi vedete il giorno 30, quindi quel giorno preciso. E ragazzuoli, finalmente spacchettiamo questa nuova fantastica espansione. Io e Ryuk in realtà abbiamo già spacchettato qualcosina. Abbiamo anche già sculato. Abbiamo un po' trovato, diciamo, le nuove rarità presenti in questo nuovo box, in questa nuova espansione, di cui vi parleremo a mano a mano durante il video. Io nel frattempo non riesco ad aprire. Vai, vuoi una mano? Sì, volentieri. Non riesco ad aprire il box come sempre. Con le chiavi. Con le chiavi non c'è classe, ragazzi. Io vi faccio vedere. Guardate, c'è classe, no? Voi fate così e poi fate. Benissimo, direi. Poi là, visto? Et voi là, proprio? Sì, sì, et voi là. Perfetto, perfettissimo, perfettissimo. Perché allora, il francese è dentro di me. Ok. Ruk, vuoi spiegare un attimino le differenze? Mostra intanto il box anche tu, signorino. Lui ha già aperto. Lui... Allora, ragazzi, questo è il box. Allora, ragazzi, il box come l'hanno fatto? L'hanno fatto come non volevamo che facessero. Sì, esattamente. Quindi praticamente hanno preso la ristampa, quella di OP01, e l'hanno rifatta per OP03. Poi trovate il video qui sopra, nella nell'info box, e vedete le differenze, esatto, tra prima stampa, seconda stampa, così capite lo stiamo parlando più. E quindi ragazzi, preparatevi, perché OP02 volerà, sicuro che volerà, tantissimo in alto, ma proprio... come non mai, perché ragazzi, fra meno di 2 settimane uscirà la ristampa di OP02 e se questa è praticamente come ci sarà e non è più sotto il rosso, preparatevi perché i box andranno a costare almeno 200 euro. Molto, sicuro. Molto di più, un po' come sta succedendo con OP01. Con OP01 siamo già a 3,50. Sì, un ragazzo ha detto sì, nei commenti che sta arrivando a prezzi di Avrocoli. Io non avevo ancora visto perché naturalmente noi abbiamo venduti. Sì, dai tempi ormai. Sì. Abbiamo un box chiuso lì, sigillato, magari c'è anche la manga di Shanks dentro. Magari. Ma rimarrà sempre chiuso. Ma più che altro, ragazzi, volevo anche raccontarvi un po' le differenze all'interno di questo box. Come vedete, non abbiamo più la Tops. Esatto, ragazzi, la Tops l'hanno tolta. Non si sa nemmeno per quale motivo hanno voluto fare questa cosa. Come potete vedere non c'è nemmeno il revision pack, perché naturalmente al momento non hanno trovato, per fortuna in OP02 non ci sono stati problemi di scrittura che hanno fatto cambiare le carte, per esempio Nami alternativa o comunque sì, che lei ha raggiunto anche lei prezzi abbastanza alti. Sì, sì. Che naturalmente la nostra deve rimanere. Il nostro dobbiamo andare a gradare, ragazzi, racconteremo anche tutta la storia quando ci arriverà, insomma, esatto. Tutto il tragitto, come funziona gradare una carta, a chi affidarsi. E magari sempre in quel video racconteremo di una carta. Esatto, di una carta che chi ci segue su Instagram invece sa tutto. Quindi ragazzi, però seguiteci. Sì, giusto, sa anche cosa è successo con la carta. Sì, esatto, non sanno tutti, sanno ragazzi, tutti, ci sono su Instagram, sia su Nerdini sul tubo, sia su Nerdini.shop, che è l'Instagram che più utilizziamo. Infatti era molto probabilmente, ragazzi, cambieremo il link in descrizione, entrambi, però. Perché tante volte ci scrivono di là, chi ci scrive di là naturalmente viene un po' più rallentato per via, oltre ai tanti messaggi che riceviamo, di questo vi ringraziamo, grazie. Oltre anche ai messaggi che riceviamo su Nerdini Shop. È un po' difficile stare dietro, devo ammettere. Uniamo insieme le cose, ragazzi. Però rispondiamo sempre. Quello sempre. Rispondiamo magari sempre, dopo ragazzi. Qualche giorno, ragazzi, però sempre. Anche perché mille lavori. Sì, si fanno lavoriamo i pacchi, come dei pazzi. Quindi... E lo stai vedendo dai video. Poi, vabbè, ripeto, a breve vi racconteremo un po' tutto. Vi racconteremo un po' ragazzi, tutto. Ragazzi, countdown. Sì. Ricordatevi solamente primo agosto. Tutto va bene. Tutto va bene, ricordatevi primo agosto. E primo agosto ci sarà un video. Per adesso ci sarà un video. Che sì. Io farei un video trailer. Esatto, facendo io. Ragazzi, ci sarà un video trailer. Esattamente. E basta. Non ci sarà nient'altro. No, esattamente. E poi il buio. Per almeno una settimana, anche due. Sì. E poi. Boom.
il video. Esattamente, proprio per agosto, no? Quel periodo peggiore. Sì, sì. Peggiore, però invece no. Comunque, direi, stringiamo, e partiamo a spacchettare, ragazzi. Vi mostriamo qualche busta proprio al volo, diciamo di carte, intendo, e poi andiamo molto velocemente. Nel frattempo, Ryu, vuoi raccontare tu le novità delle carte, rarità che ci sono all'interno di questa espansione? Sì. Allora, praticamente cosa troviamo? In questa bellissima espansione nuova troviamo le nuove rarità, che sono le Wanted, che praticamente qui scorreranno delle immagini sopra con le carte che si possono trovare Wanted, che sono che sono molto belle le Wanted. Sono praticamente delle carte di OP01 e anche di OP02 se non erro, che sono a forma di Wanted. Ci mancava, ragazzi. Sì. Troviamo la secret subito. Il primo pacchetto, ragazzuoli. Non ho sleeve, purtroppo. Mannaggia. Però, ragazzi, abbiamo aperto già diversi box e ci mancava proprio Katakuri. Sì. Secret. Abbiamo trovato l'alternativa. Spoiler: abbiamo trovato l'alternativa. Davvero. Katakuri Secret. Davvero. E ci sono anche le nuove rarità dei capitani. Non ci sono più quelle col faccione, ma delle carte veramente veramente molto interessanti, davvero molto belle. Ripeto, non le troviamo in questo box, ve le mostrerò nel video. E naturalmente, come sempre, quando trovi un capitano alternativo non trovi la secret. E tipo, per esempio, in un box abbiamo trovato la Wanted e il capitano alternativo, e a quanto ho sentito dovrebbe essere Wanted e capitano alternativo nello stesso box, quindi diciamo che i box che trovano una Wanted sono sculati. Sì, sì. Oh, stessa carta, niente, ho finito con quella. Carta, è vero. Sì, ho finito con quella. E ragazzi, comunque sia, con questa nuova espansione possiamo dire che le carte sono innumerevoli, ovviamente con carte nuove, eccetera, eccetera. Esatto, c'è il nuovo colore giallo. Bravissimo, che io, ragazzi, sto amando. Hanno aggiunto questo colore giallo alle carte. Questo qui. Esatto. E oltre al nero che era di OP02. Quindi, ragazzi, sembra che ci sono tante carte, ma in realtà, ragazzi, sono comunque sia sempre quelle 120-130 carte, più naturalmente tutte alternative. Quindi, ragazzi, sono diciamo un po', ma non sono mai quanto quelli di Pokémon. No, esatto, no, mai. No. Cioè, ragazzi, voi avete fortuna con due box, vi finite tutto il set almeno normale. Sì, 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 esatto. Dovete avere fortuna per via delle secret, perché la secret, ragazzi, quella non sempre ve la assicurano, perché se per caso trovate la Wanted del capitano alternativo, niente secret. Oppure se vi va male come a noi, abbiamo trovato quattro volte andare più là. No, non posso. Quattro volte Sogeking, ragazzi. Poi davvero. Non... Che è l'altra secret. Esatto, che è molto bella. Magari la trovi tu. Luci SR. Molto molto bella, ragazzi. Luci SR è veramente bello. Molto bello, molto bello. Hanno fatto un artwork veramente molto molto sì. Ragazzi, più si va avanti più sono delle artwork molto interessanti. Io, ragazzi, io degli spoilerini che si è sentito riguardo a OP. Stavo per buttare via il don alternativo, ragazzi. Guardate, bello il don alternativo di questa espansione. E io non vedo, ragazzi, per OP05. Ragazzi, OP05 ci saranno. Mamma mia, questa è bella, non me la ricordavo. Molto bella. Cazzutissima. Io amo Big Mom un po' come personaggio. Poco di Napoleone. Sì, questo è Napoleon. Sì, ma dico, guarda che sguardo c'ha. Sì, no, certo. Niente. Però... E comunque, OP05, ragazzi, spoilerini che dicono quelli della Bandai, che ci saranno carte disegnate da Oda. Di cui una è già uscita. Non è Luffy Gear 5. Non è del cartella, però una, ragazza è uscita. Sì, sì, e sì. Non era Luffy Gear 5, ragazzi. Luffy Gear 5 è fatto da lo stesso autore che ha fatto Luffy alternativa. Quella sì. E in ogni caso, ragazzi, OP05 secondo me esploderà. Quindi io... Oh, molto bello Marco, ragazzi. Marco, ragazzi, abbiamo trovato 50.000, però molto bello. Sì. Io, ragazzi, l'ho trovato. Ma è possibile che non trovo SR? Quella è SR. Sì, se no dico, sono andata forse avanti, non ho visto c'è un SR. No, non ne ho trovato. Vero? No. Il primo, complicato. E io, ragazzi, non perché c'è un negozio, ma io ve lo consiglio, il P05, di prenotarlo già adesso. Perché se piano quando uscirà in Giappone con le carte,
Io vi dico subito che se ci sono delle carte veramente che esplodono, ad essendo l'anniversario. Sì, esatto, qui in inglese, ragazzi, qui in Italia, comunque sia in Europa, nel mondo, oltre al Giappone, succederà il delirio, veramente. Sì, perché, sì. Perché le carte, già in OP04, ragazzi, ci sono delle carte allucinanti. Ragazzi, stiamo alzando l'asticella sempre di più, una cosa bestiale. Delle carte allucinanti in OP04 che non... C'è qualcosa? Non lo so. C'è qualcosa? Non lo so. Ho visto qualcosa. Ho visto Doro. Il discorso è che Doro... No, Doro non può non essere... So. Non ho visto. Può essere tutto e niente. Usopp's Rubber. Ah, ok. Pensavo... Mi stavo per sanguinare gli occhi. Attimo di silenzio. Non ho niente. Attimo di silenzio per Ryuk. C'è un monkey di Luffy SR, no, R raro. Niente, NSR. Comunque sì, io sono stata pre-release, super pre-release. Al pre-release, ragazzi, tanta roba con la carta. Poi non so se giocate effettivamente in mazzo, Anzi, ripeto, ragazzi, mi piacerebbe fare un altro video in cui andiamo ad analizzare, a commentare i nuovi mazzi in tendenza, sia in Europa, sia in Giappone. Così da fare anche dei confronti magari, eccetera, eccetera. Beh, in Giappone hanno già OP04. Appunto, già per spoilerare qualche carta, un attimino magari, vediamo, analizziamo. Io ragazzi vi dico solamente che c'è una Boa Hancock che non ha senso. Mamma bella. Quella carta, ragazzi, non ha veramente senso. Mamma bella. Che è l'alternativa... Spero. Bellino. Che è l'alternativa di... di Boa dell'OP01 bellissima, ragazzi. Giusto, ragazzi. E poi spoilerino: in OP04 non ci sono più donne nelle buste. È vero, almeno in Giappone non c'è. Almeno in Giappone non ci sono le donne nelle buste. E invece quello col dono speciale c'è il donna. Quindi, sì. Ragazzi, occhio a comprare bustine singole perché potrebbero essere pesate. Sì, ragazzi, se vi interessano soprattutto prodotti anche giapponesi, eccetera. Tracker. Scriveteci in privato che noi vendiamo anche prodotti giapponesi. Ufficiali, ragazzi, non resealed, no, niente di seghe, queste cagate le lasciamo agli altri. E quindi, ragazzi, mi raccomando, energia. Io dico nel mappo. Vai, intanto io apro la bustina. Oh, c'ho il don. Bello, Buggy. Intanto io, ragazzi, scusate, sto crollando. Abbiamo lavorato come dei matti per spedire questi fantastici box. Non so più nemmeno parlare, ragazzi. Io non ho ancora trovato né l'alternativa né la secret. Quindi, ragazzi, io ho trovato due SR. Di... Poi abbiamo visto che sono SR 5, 7. Quanti sono? Sì, di cui uno doppione 5, spesso. 7. Sì, è più uno doppione spesso. Sì. Che palle la doppione, però. Che poi, ragazzi, Paulina SR è tipo un'alternativa. Oh, SR. No, SR. Asop. Lui dice Usopp che anche Asop lui è... e Paulin sono veramente rari da trovare. Cioè, non escono. Bella. Non escono perché sono carte che non si capisce il senso. Non si sa, alcune carte escono un po' di meno. Non si anche perché hanno aggiunto queste carte nuove del giallo e secondo me hanno un po' smasciullato. Come sempre, diciamo. No? Sta passando Bulmina. Ok. Bulma terremoto. Ok. Oh, mi posso avvicinare. Oh, che bello. Okay. Questa carta è sempre inquietante. Sì, la trovo. Sì. Jerry. Quanto è bella. No, Jerry Scotti. Ciao Jerry. No, Piedallo. Dove è Piedallo? Piedone. No, Gam Jest. Felipe Mister Tette e via. Oh, raga, io non trovo SR. Come sto fatto? Chi è Mister Tette? Mister Khalifa. Ah, Khalifa. Khalifa Tettona. E niente, raga, appunto manca qualche SR ancora, manca la secret R1, io forse alternative 1, 2, 3, 4, 5. Io credo di SR sono a posto, ma manca la secret e l'alternativa. Sì. Abbiamo sì. visto che in un box può uscire anche una sola alternativa. Davvero? Perché è toccato a me prima, cioè il prima. Sì. Cracker SR. Spadman abbiamo trovato pure alternativo. Sì, molto, sì. Diciamo. Ci sta come carta, molto è piaciuto, sai. Non su Instagram
un bel feedback di quella carta lì, per come stava fatta, ovviamente, intendo. Io credo che invece un SR in fondo, eh. Dici? Sì, ho visto brillare. Bravo, boom, la manga. Sì, vabbè, se la manga esco fuori col cazzo di fuori. Una cosa? Ragazzi, Charlotte Lini. Non ci credo. No! Stavo dicendo che Charlotte Lini è veramente fighissima in questa, sì, carta. Bella, poi bella, l'alternativa bella è ancora più bella. Sì. Però questa è una busta che è enorme. Questa è una busta enormissima, ragazzi. Boia. Sono spoilerato. Sono spoilerato tutto. Cioè, che fa? Ma cioè, guarda le carte da solo. Ho sbagliato. Ma guarda. Volevo togliere il don. Aspetta, Allora guardo lì. Ma sopp. Uso. Cioè, comunque abbiamo detto prima che era più raro, ma. Effettivamente, in realtà è più raro. Paulina, amore mio. È Paulina quello ancora più raro. Paulina, tu. Paulina. Amore, di. Amore, passa. Scusate, ragazzi. Interruzione pulmina. Vieni, amore. Piano. No, ok. Ciao, amore. Accanto a papà si è messa, ragazzi. Poi un giorno mi faremo vedere per bene pulmina. Come sta crescendo. Niente. Allora, è un Tilestone te, capito? Cioè, Tilestone te. Ragazzi, vado un po' più veloce, perché qui, insomma, le bustine. Beh, le bustine sono tante ancora. Infatti. Le secret skipperei alla prossima, skipperei direttamente a... Io, ragazzi, direi che... Eccolo! Lo... Che Pauline! Pauli! Pauli, Pauline, quel Madonna, che è... Madonna, ragazzi. Vabbè, io skip... sei. Adesso dovrei trovare la doppione, in teoria, io. Io, ragazzi, skipperei in fondo direttamente. Sì. Io farei direttamente capelli. Così. Isho. SR. Normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io sono già finito. In teoria hai finito. In teoria. Vediamo le donne. Le togliamo, ragazzi. Niente di che. E oh, le San Girard. Niente. Allora, vediamo io. Qui c'è anche un capitano. Vabbè, Kuro. Ole. Culo. Monkey di Luffy, gli altri naturalmente niente. Togliamo il Don e niente, rara. Ma dove sono le mie alternative, la mia sigla? Dove sono le mie alternative? L'altra volta, ragazzi, troppo l'alternativa. Ragazzi, dai. Dove stanno le mie alternative? L'alternativa. Cioè, allora, ragazzi, io non ve li vorrei dire, ma io ho quattro pacchetti. Di solito dovrebbero essere una secret e due alternative. All'ultimo. Niente, SR, un'altra? Scusami. 3, 6, 7. Ora in teoria avrei finito. Io sono a 7. Ma non ho trovato la doppione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io sono a 7. Non ho trovato la doppione io. No, ragazzi, qui c'è qualcosa che non va. No. Dai, ragazzi, dov'è la... Wanted Capitano? Dov'è la mia secret, raga? Wanted Capitano? Per forza, se no non mi spiego. Vediamo. Oh! Uscia, Lucci alternativo. Bellissimo, ragazzi. Bello. Ecco, vedi? Bellissimo, bello, ragazzi. Bello. Almeno ci bello. Qui io niente. Io raro, doppio raro. Ragazzi, tre bustine anche per me. Mi mancano le due alternative. Vai prima. No. Ragazzi. No. No, ragazzi. No. No, qui c'è la secret ora. È un'alternativa. No, è box da un'alternativa. No. Oh. No. Non ci credo, ragazzi. Isho, no. Non ci credo, ragazzi. Vulmina. La potenza di Vulmina. Vulmina. Ragazzi, l'abbiamo già trovata, Isho. Oh, il secret alternativa. No. Ci ho sperato. Vabbè, almeno ce l'abbiamo tutte e due. Mannaggia per Isho. Vabbè, dai. Però, ragazzi, il box mio è molto sfigato, Ma mancano altre due bustine, raga. Un'altra. Vediamo. Brutto. Allora, la tengo qui, non la guardo. Sento se... No, fermo. No. Se no, non c'è il gusto, scusami, Non c'è il gusto. Fermo. Tolgo anche questa. Almeno mettiamo. Tu due alternative, se no vuol dire box sfigati, L'ho già sotto il don, Sì, è lì. Ok, è ruvida questa. Grazie a Pippo. Non è detto. Dammi a me. Vediamo. 1, 2, 3. Questa è liscia.
Di nuovo doppione. Bellissima, raga, ma doppione. Shit. Ragazzi, il mio box di mercoledì. Proprio, cioè. Allora, queste sono le carte più importanti che abbiamo trovato. Quindi due secret uguali. Beh, almeno ci si lamentava di non averle trovate. Doppione, no? Sì, sì, almeno abbiamo doppione. Poi io voglio farmi il mazzo, vorrei farmi il mazzo giallo di Big Mom, anche se ormai non abbiamo più troppo tempo per giocare, però mi piaceva comunque sia. Per vari progetti che abbiamo mi piace continuare l'idea del giocare, eccetera, eccetera. E voglio passare al mazzo giallo, da quello blu a quello giallo. Vediamo un pochino. E niente, ragazzi, che dire quindi? Tutto sommato, Fire Fist, una carta abbastanza costosa, abbiamo visto. Lucci ci mancava, Isho, boh, vediamo se magari riusciamo a scambiarla per qualche altra alternativa. E niente, ragazzuoli. Mi è andata molto male. Sì, te amore, sì. È già il secondo box, ragazzi, con un'alternativa. Davvero? Cioè, io, ragazzi, non ho, forse ho trovato una secret in tutti i box che abbiamo aperto. Perché forse sì. Perché ho trovato quella con la secret, quella con la wanted, quindi non, quella con la wanted capitano e quella con il capitano e quella con il capitano alternativo. Una secret ho trovato e due box con una sola alternativa. Sì. Sì. Beh, ragazzi, però i box non sono finiti da aprire insieme a voi. E infatti tenetevi sintonizzati nei nostri social, tanto la fotocamera si è riscaldata come sempre. Seguiteci sui nostri social Instagram lunardini.shop e lunardini sul tubo, tutte e due, meglio su lunardini shop perché siamo più attivi. E seguiteci qui su YouTube, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace se il video fosse piaciuto, mi raccomando, per non perdervi altri video su One Piece o di GC. E niente, ragazzuoli, state carichi per il primo di agosto. Un abbraccione, un bacione e vi lasciamo qui sotto un codice sconto per acquistare. Mi raccomando, ragazzi, abbiamo aggiunto anche il pagamento con acconto del 30%. Quindi, ragazzi, bella! Bella!